Oggi Allora, argomento posto 4, giusto? oggi argomento posto 4, schiacciatore, schiacciatore ricevitore, banda, che è sempre lo stesso. Allora, è sicuramente il ruolo, come ho scritto sul fogliettino, tra virgolette, più spettacolare, no? Più rappresentativo della pallavolo. E è un ruolo molto faticoso perché, come sappiamo tutti, lo schiacciatore ha compiti sia di seconda linea che di prima linea. Quindi è un ruolo dove la resistenza, le capacità. Stamattina Michele non riesce. E resistenza e capacità tecniche. Sono molto importanti ed è un ruolo dove, a differenza di quello che abbiamo visto precedentemente, quindi quello del centrale, l'altezza è importante, ma non è una condizione discriminante. Vediamo appunto come andare a individuare uno schiacciatore sia dal punto di vista delle doti fisiche che delle doti tecniche. Come ho detto prima, una dote importante ma non discriminante è l'altezza. Noi abbiamo molti esempi di atlete di posti 4 non altissimi, ma che hanno delle capacità tecniche spiccate. Vedi Bosetti, vedi, ce ne sono tantissime che hanno comunque delle capacità di destrezza e di velocità notevoli. Che vengono, diciamo, che vanno a sostenere delle capacità tecniche allo stesso tempo notevoli. Certo, è il sogno di tutti avere un posto 4 altissimo e magari anche veloce, però non è così semplice. Io mi ricordo quando ero a Perugia che avevo un posto 4, si chiama, perché ancora vive ma non gioca più, si chiama Anca Pagale, non so se ve la ricordate, era alto 1,92 m, 1,93 m, e tra l'altro era anche molto brava in ricezione, però sicuramente la dote sua principale era in attacco e a muro. In ricezione era buona, teneva, però certo non era mobilissima. Un'altra atleta che uso è Alix Kleinemann, che è lo stesso un'americana alta quasi 2 metri, che pur cercava, diciamo, molto di lavorare con il bagger, però sicuramente se veniva scaricata dai fondamentali di seconda linea rendeva molto meglio in prima linea. Al contrario, ho avuto giocatrici tipo Caterina Bosetti, che è una schiacciatrice, diciamo, di altezza normale, perché credo che sia 1,75, 1,76, non credo oltre, forse anche un po' meno, però dotata appunto di reattività e di doti balistiche notevoli e da colpi d'attacco importanti. Come ho detto, lo schiacciatore, il posto 4, comunque quando andremo a individuare, quindi sicuramente l'altezza non sarà un aspetto discriminante, ma un aspetto importante sarà sicuramente la forza e l'angolo tibio-darsico, perché uno schiacciatore comunque con le caviglie bloccate farà molta fatica nel fondamentale di ricezione e nei fondamentali di difesa. E questo l'avevamo visto anche per il palleggiatore, che aveva soprattutto nei fondamentali di difesa un ruolo importante. E questo angolo l'avevamo visto anche con delle slide che aveva portato, se non sbaglio, Vanni, con l'angolo tibio-darsico. E per quanto riguarda invece le doti tecniche, sicuramente aspetti importantissimi sono il primo aspetto importante è il piano di rimbalzo. Ripeto, ad esempio, Caterina Bosetti ha un piano di rimbalzo naturale, tutte le Bosetti hanno un piano di rimbalzo naturale, quindi le spalle chiuse, le braccia distese, e braccia forti. Perché comunque per fare il bagger ci vogliono braccia forti, non deboli.
È una dote che spesso delle ragazze non hanno. Io la stessa cosa, per esempio, uso delle centrali, la mano leggeri, eccetera, che avevo un piano di rimbalzo ottimo. La barazza, lo stesso, un piano di rimbalzo notevole. Sono delle doti che sono insite al giocatore stesso. Piano di rimbalzo e doti tecniche in attacco sicuramente vanno a impreziosire quello che è il ruolo del posto 4. Tutto il lavoro che abbiamo visto l'altra settimana per il centrale, cioè per il lavoro col polso, con la pallina, gli attacchi sul plinto, che però sono diversi rispetto a quello del centrale, e cioè dopo lo andiamo a vedere, se magari ci sarà qualche domanda, lo andiamo a vedere. Hanno un aspetto molto, molto importante. Quindi un posto 4 deve essere dotato, diciamo così, sia di piano di rimbalzo che di doti in attacco. È fuori da ogni dubbio che avere un posto 4 che sia forte di recezione e forte in attacco sarebbe, no, il sogno di tutti gli allenatori. E diciamo che il giusto mix è la cosa migliore, cioè avere magari un posto 4 molto più propenso ai fondamentali di seconda linea, e magari un altro che ha più capacità di prima linea. Non so se vi ricordate, ad esempio, Natalia Viganò, lo stesso è una giocatrice che ho allenato a Villa Cortese. E era una giocatrice con un tempo di salto molto particolare, perché aveva una capacità di chiudere il colpo quando ricadeva, aveva un momento in cui si fermava in aria e aveva delle capacità di scegliere il tempo di attacco a seconda della palla che andava ad attaccare. Quindi rimaneva sospesa in aria e attaccava mentre ricadeva, cercando il blockout, cercando forte in mezzo al muro. E lo stesso era una scalciatrice che non arrivava a 1,80 m. Quindi questo sicuramente queste doti di piano di rimbalzo e polso sono molto importanti. Un aspetto molto importante sono la coordinazione dei piedi, quindi andiamo a individuare un posto 4 coordinato con i piedi, perché ad esempio nelle fasi di transizione i piedi hanno un ruolo importante. Le fasi di transizione è un aspetto su cui lavoro moltissimo, e cioè le transizioni sono ricezione-attacco, quindi dalla ricezione magari allargarsi e andare in attacco, oppure dalla posizione di muro scendere, allargarsi e andare in attacco, e dalla posizione di difesa andare in attacco. Queste sono le transizioni. E quindi l'utilizzo dei piedi è fondamentale. Coordinazione e utilizzo appunto dei piedi è fondamentale, e io su queste tecniche di transizione ci lavoro molto, sia nel giovanile che nell'alto livello, perché ad esempio, e questa era una cosa che discutevamo con altri allenatori la settimana scorsa, in un'altra Zoom, perché lavoravamo su Zoom, e parlavamo proprio con Fenoglio della ricezione all'attacco, e cioè come insegnarlo e come andare a tagliare direttamente chi ha ricevuto, andare a tagliare la rincorsa, perché allargarsi non è così semplice, in particolar modo nella pallavolo di alto livello. Mentre magari nella pallavolo, dove il livello è un pochettino più basso e la velocità dell'alzata è un pochettino più morbida, sicuramente appoggio e allargarsi risulta un pochettino più facile. Quindi le tecniche di transizione, e Daniela ha pubblicato anche un video zoomato su queste tecniche di transizione, credo che siano fondamentali, e credo che sia un aspetto su cui ogni allenatore deve lavorare molto. Il tempo di sospensione ne ho parlato prima, e cioè è quel tempo, appunto, che caratterizza un attacco, cioè la scelta migliore
dell'attacco in base, diciamo, al tempo di sospensione. E un'altra cosa molto importante che un posto 4 deve avere è il muro, perché pur essendo non molto alto, magari il posto 4 ha comunque la capacità di andare a murare, la possibilità di andare a murare utilizzando magari il cross, cioè il passo incrociato, che a mio avviso deve essere insegnato sin da subito con tanti accorgimenti, perché comunque il cross dà la possibilità di sfruttare l'elevazione magari per atleti un pochettino più bassi, ma ha dall'altro a suo discapito tanti punti negativi, e cioè il muro, l'atleta che vola via, quindi il muro è aperto, quindi è sicuramente una tecnica che va allenata e allenata bene. Quindi questo è fondamentale, e è fondamentale sin dall'età giovanile utilizzare sia il muro con il cross, sia il muro con il passo incrociato, e sia il muro in assistenza e il muro ad opzione, perché comunque posto 4 e posto 2, diciamo laterale di posto 2, il cross e il passo accostato lo utilizzano quando appunto sono in assistenza. Un aspetto molto importante, e su cui magari mi aspetto anche delle domande, è il bucket laterale, cioè sulla ricezione del bucket laterale, perché non è così semplice, diciamo, da andarlo ad inserire, e non è così semplice andarlo ad insegnare. Io ne ho parlato di questa cosa anche con Pedullà, e credo che sia un maestro di tecnica tra i più importanti che abbiamo in Italia, e anche lui è convenuto sul fatto che il bucket laterale va insegnato sin dall'età più giovane, cioè under 12, under 13, fermo restando che il bucket è frontale all'inizio, e poi comunque andare ad insegnare subito la tecnica del bucket laterale, perché comunque l'importanza della battuta nella pallavolo femminile, e anche quella maschile, ma nella pallavolo femminile è importantissima, e sin dall'under 14, in cui si inizia a battere dall'alto, ci sono delle partite in cui praticamente le partite appunto si vincono soltanto in battuta, e la tecnica del bucket laterale magari è già opportuno insegnarla da lì, perché con le battute appunto molto, molto tese è un fondamentale che viene molto utilizzato. Io direi di fermarmi qua per questa introduzione, e poi aspetto le domande. Aspetti tecnici e fisici vanno sempre di pari passo, e soprattutto l'aspetto mentale di uno schiacciatore è importantissimo, perché comunque è un punto di riferimento, perché se salta in ricezione salta anche in attacco, se salta in attacco magari salta anche in ricezione. Quindi avere una persona che ricopre questo ruolo, che è una persona stabile, affidabile, concreta, è senza dubbio un quid, no, importante. Ok, penso sia stato abbastanza chiaro come introduzione. Io avrei un sacco di domande che mi sono venute in mente in merito a tutto quello che hai detto tu, però inizio a farne una partendo dalla fine, diciamo, partendo dal bagger laterale, magari per lanciare anche uno spunto agli atleti cioè agli allenatori che allenano le fasce un pochettino più piccole. Sono sinceramente molto d'accordo con quello che hai detto tu e con quello che dice anche Pedullà, che bisogna insegnarlo fin da subito. Perché comunque è una tipologia di bugger che poi è quella che utilizzo Giorgio, non ti sento più. maggiormente. Mi senti? Mi sentite? Sì, io ti sento. Mi sentite? Sì, Sì? No? sì, sì, io ti sento. Ok. Ok. Sì, ti sento. Ottimo. Niente, stavo dicendo, sul discorso del bugger laterale. Allora, si tende appunto in under 12 o comunque nelle categorie basse a
ad allenarlo meno rispetto al bagger frontale, perché si allena sempre prima quello che è più semplice, tutto quello che vogliamo. Però effettivamente poi quando si cresce, come hai detto tu, il bagger il frontale lo usi se va bene negli appoggi, e neanche sempre, si gioca sempre col bagger laterale. Quindi probabilmente è molto comunque difficile allenarlo per poi non utilizzarlo magari nei primi anni, perché comunque andare a ricevere il laterale una palla che ti arriva servita dal basso, molti allenatori magari ti dicono no, muovi i piedi e ci arrivi comoda. Quindi qual è la difficoltà e come si può fare in modo che ci sia la didattica corretta del bagger laterale senza però utilizzarlo per i primi anni in partita o nelle varie fasi di gioco? Ecco, questa è la domanda che magari poi i grandi dell'area, che soprattutto allenano le fasce un po' più piccole, possono magari avere qualche curiosità in più in merito. Allora, io credo che la domanda è giustissima e l'abbiamo fatto su questa cosa del bagger laterale, proprio un tema di cui abbiamo parlato moltissimo con Pedulla. C'era dunque Pedulla, Fenoglio e Lorenzetti. Perché Fenoglio era l'allenatore intermedio perché ha lavorato sia con le donne che con gli uomini, Lorenzetti con gli uomini e Pedulla proprio con le donne. Poi Pedulla, tra l'altro, sta allenando una squadra giovanile adesso, e oltre che la nazionale, però allena il giovanile. I maschi, ad esempio, tendono molto più a lavorare stando, ad esempio, avanzati in ricezione, quindi un metro più avanti, e utilizzano più che mai la tecnica del palleggio e evitano spesso il bagger laterale, ma utilizzano il palleggio partendo più avanti. Le donne innanzitutto partono in ricezione un metro più dietro rispetto ai maschi, pochissimo utilizzano la tecnica del palleggio, poche, anche se comunque anche noi allenatori spesso ci lavoriamo poco, invece secondo me va molto utilizzata la tecnica del palleggio. E invece utilizzano più il bagger laterale rispetto ai maschi. Come e quando inserirlo? Sicuramente dopo l'under 13, perché all'inizio comunque i bambini spesso sono pigri, quindi la frontalità del pallone è sempre l'aspetto principale, frontalità, e quindi mettere il corpo dietro alla palla, e è sempre l'aspetto più importante fino alla Serie A, e quindi anche in Serie A è poi la difficoltà è andare a scegliere la tipologia di bagger da utilizzare a seconda della posizione che la palla ha rispetto al corpo. E quindi dopo l'under 13, secondo me, quindi under 13, under 14, quando si passa dalla battuta da sotto alla battuta dall'alto, è la cosa migliore andare a lavorare sulla tecnica del bagger laterale. Bagger laterale che è da ricordarsi, non è questo la scampanare, diciamo, ma è sempre portare prima la spalla, il braccio, diciamo, esterno, e poi la spalla interna più bassa rispetto a quella esterna. Quindi credo che la cosa più importante sia sempre quella di mantenere la frontalità rispetto alla palla. Dopodiché, mano a mano che va a aumentare la velocità della palla, si va ad inserire la tecnica del bagger laterale. E quindi ti ripeto, under 13 e under 14, fine under 13, quando iniziano praticamente le bambine ad andare ad inserire magari la seconda parte dell'under 13, quando iniziano a mettere la battuta da sopra, dall'alto, e andare a lavorare sulla tecnica del bagger laterale. Quindi under 13, fine under 13, seconda metà, diciamo, della stagione dell'under 13, primo anno dell'under 14, quando iniziano a battere da sopra. Under Ok. 11, super minimoli, under 12, così no, frontalità sempre, ci devono arrivare sempre con il busto dietro la palla, sempre. Ok, ma riguardo alla didattica proprio, come hai detto tu, di non andare a spigolare, ma comunque costruire il piano di rimbalzo orientandolo bene verso il nostro obiettivo.
Ma Bravissimo. concettualmente. È importantissima questa cosa che hai detto. Ti interrompo perché piano di rimbalzo. Allora, anche gli americani dicono la palla conosce il rimbalzo, ok? E cioè che significa che io devo andare a cercare il più piano possibile perché la palla riconosce gli spigoli e la palla rimbalza. Quindi più il piano di rimbalzo è ampio e orientato verso la zona 3 in quel caso, e migliore sarà il rimbalzo della palla. Quindi un aspetto importante appunto racchiude il piano di rimbalzo e l'orientamento del piano rivolto verso il posto 3. Quindi la cosa importantissima è l'avere le braccia staccate dal corpo, perché la posizione di aggressività, quindi di spinta della palla verso il posto 3 è fondamentale, perché la ricezione è spingere, quindi porto la palla verso la zona 3, ti ripeto, verso la zona 3, ma è un punto metà rete, ognuno avrà il punto suo. Portarla vuol dire staccare le braccia, avere un atteggiamento aggressivo, un atteggiamento di spinta e di portare la palla verso quella zona là. Spesso si tende a spingere la palla, cioè appunto a portarla con le braccia. Invece è piano di rimbalzo, il che significa, cioè far rimbalzare la palla con le braccia abbastanza rigide, farla rimbalzare e soltanto orientare il piano di rimbalzo verso quella zona là. Per far rimbalzare la palla bisogna per forza staccare le braccia dal corpo. Come staccarle le braccia dal corpo? Ci sono tanti metodi, c'è la palla sotto la maglia, c'è l'asta sotto le ascelle, ma vi ricordo, piano di rimbalzo, cioè la palla riconosce sempre lo spigolo, riconosce sempre il rimbalzo. Quindi portarla sì, ma no, boom, non darla botta con le braccia, perché rimbalza la palla. Scusa, Giorgio. Ok, no, assolutamente, grazie mille per questa cosa qui. Stavo chiedendo appunto, riferito al piano di rimbalzo, per la didattica e concettualmente da far capire alle ragazze, è più giusto dire alza la spalla esterna e poi costruisci con l'interna, oppure Sì. abbassa la spalla interna e metti l'esterna per orientare meglio? La seconda. Abbassa la spalla interna e poi uniscila al braccio quello esterno. Perché è una sensazione completamente diversa, cioè una sensazione completamente diversa, cioè proprio la discesa della spalla interna. Non è mai la spalla esterna che va verso fuori, diciamo, ma è quella interna che si abbassa. E abbassando quella interna, automaticamente, diciamo, il piano di rimbalzo è orientato verso il centro del campo. Perfetto. Direi Poi, se scusa, metto un'attenzione molto, molto importante perché negli ultimi studi è venuto fuori che allora, faccio una domanda a tutti quanti. Avete visto nel bar laterale, chi lavora sul bar laterale, dove un atleta ha più difficoltà? Cioè, avete fatto mai caso dove appunto si ha più difficoltà a fare il bar laterale? A tutti i livelli, eh? È una domanda che pongo a tutti. in che senso, scusa, non ho capito bene bene la Se domanda. uno fa barre laterale a destra, a sinistra, se uno fatica soltanto sulla sinistra, se uno fatica più a destra, è una domanda che pongo a tutti. Oppure viene naturale sia farla a destra che a sinistra, barre laterale. Palla che Uno la passa verso risposta. destra. Ma non so se mi sono spiegato la domanda, cioè non so se sono riuscito a spiegarla. Giorgio? Sì, io Oddio, non adesso sento più. l'ho capita. Cioè, nel senso, se ho notato che più atleti hanno difficoltà a ricevere in laterale con la palla che le supera a destra, con la palla che le supera a sinistra, eccetera.
Oppure dopo. oppure da nessuna delle due. Solo a destra. Ok, rispondo. Omar ha già risposto a destra. Allora, si è visto che su un coefficiente di 3, ok, questo è un coefficiente 3, a sinistra la maggior parte delle persone hanno 2,8 per il bagage laterale a sinistra, quindi come facilità di andare a lavorare sul bagage a sinistra. E invece sul bagage laterale a destra la percentuale è 1,4. E questo è uno studio americano fatto da non mi ricordo chi, e l'ha portato Lorenzetti, ne parlavamo con Lorenzetti. Quindi, proprio per una struttura di vista, in particolar modo, per esempio, le persone che sono miope, l'1,4 si abbassa addirittura a 0,8. È molto difficile lavorare sul bagage laterale a destra piuttosto che bagage laterale a sinistra. Questo è una cosa molto importante perché spesso e volentieri si tende quindi a lavorare magari cercando di ovviare a questa difficoltà di andare a lavorare sul bagage laterale a destra. Come si fa? Cercando appunto di stare più larghe, dando la competenza soltanto a sinistra, eccetera, eccetera. Infatti, gli americani hanno un sistema di ricezione diverso rispetto a quello che insegniamo noi in Italia, e cioè danno la priorità del lavoro soltanto a frontale e sinistra, quindi dividono il campo soltanto sulla zona appunto bagger frontale e a sinistra. Tutto quello che a destra è del laterale che sta sulla sua destra. Quindi è un aspetto molto importante quello di lavorare sul bagger laterale a destra e a sinistra. E siccome il coefficiente, diciamo, di riuscita del bagger è molto più basso a destra, non dimenticarlo il bagger laterale a destra, ma di lavorarci in maniera, diciamo, molto più intensa, perché a sinistra è molto più naturale rispetto a quello di destra. Mi sono spiegato, ragazzi? Sì, adesso ho capito perché Zaitsev ha fatto 5 ace. Bravissimo. È proprio una questione fisica. C'è un testo, se lo ritrovo ve lo dico, ve lo mando, dove parla di tutta uno studio fatto dagli americani con tipo per i migliori recettori di posto 4 sul bagage laterale a destra e sul bagage laterale a sinistra, tipo 100 ricezioni della Kleinemann a sinistra, 100 ricezioni a destra. 100 ricezioni di Logan Tom a sinistra, 100 ricezioni a destra, 100 ricezioni di Auri Cruz a sinistra e 100 a destra, 100 ricezioni di Bosetti a sinistra e a destra. Hanno calcolato questo coefficiente e su 3, che è il massimo, a destra praticamente il coefficiente è bassissimo. Ecco perché andare a lavorare sempre verso zona 1 sulla battuta, quindi sulla destra. Per i mancini la situazione è possibile e si inverte, bravissimo, bravissimo. Per i mancini la situazione si inverte. Infatti, spesso la Perinelli, ad esempio, ha problemi sul bagage laterale a sinistra, non a destra. È completamente diverso. È proprio una questione di vista e di come si riesce a capire la traiettoria del pallone. Invece, chi purtroppo è astigmatico. Miope e astigmatico ha problemi nel valutare proprio la traiettoria. E un consiglio, ad esempio, che do io è di provare nella prima parte della settimana a lavorare per chi ha problemi di vista senza le lenti a contatto o senza gli occhiali, perché ha una capacità per aumentare la capacità diciamo di anticipo della traiettoria. Poi la seconda parte della settimana, quando si fa la ricezione, di lavorarla con le lenti o con gli occhiali. La Cardullo, ad esempio, che è un ricettore importantissimo, no? Paola Cardullo, che ha vinto
più di una volta il titolo di migliore ricettore al mondo, lo stesso a destra faceva molto fatica. La Cardullo, ad esempio, io ho avuto la fortuna di allenarla e parlavamo con Luciano Pedullà, che è lui l'ha proprio creata nel vero senso della parola, e lei, ad esempio, partiva completamente quando era in zona 1 che faticava, partiva quasi completamente attaccata alla linea laterale di zona 1, quindi tutta a destra, in modo tale che l'avversario potesse battere intorno alla zona 6-1, in modo tale da sfruttare il bacheo laterale a sinistra. Perché se faceva il contrario, cioè partiva più interna e le lavoravano a destra, Paola Cardullo faceva fatica. Ok, interventi in merito sempre al bagger laterale, soprattutto da parte degli allenatori che si occupano della costruzione del gesto, se ci sono, parlate, Sì. se no Io, come Giorgio? Gianfranco ha fatto anche una domanda interessante sulla capacità di lettura dei palloni corti lunghi nel giovanile, però magari Io se... volevo, scusa Gio, Vai. non mi è chiaro che cosa si intende con abbassare la spalla interna. Perché Sì. se io la vedo così, abbasso la spalla interna, ma di conseguenza abbasso anche la spalla esterna. Quindi come faccio a fare il bagger No, laterale giustamente. alto? Allora, devi, sì, giusto, 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 Vanni, ho capito. Allora, devi abbassare la spalla interna. Allora, se il bagger ti arriva sulla sinistra, bagger laterale sulla tua sinistra, ok? Da questa parte qua. Riuscite a vedermi sulla telecamera? Aspetta solo Quando un io attimo. dico abbassa la spalla interna, vuol dire che se io ho, è come se dovessi andare a puntare con il braccio destro, quindi così, a puntare con il braccio destro verso il terreno. Ok? Automaticamente se abbasso il braccio interno, non mi vedi? Allora, se abbasso il braccio interno verso il terreno, automaticamente l'altra spalla mi si alza. Non mi vedete, vero? Sì, però io con abbassare Sì. preferirei, cioè se ho capito bene, devo sì abbassarla, ma spostarla verso il pallone, non solo abbassarla, se no resta tutto basso. No. No, devo andare. Allora, allora diciamo che allora, la cosa più importante è che le braccia siano sempre staccate dal corpo. Questo è importante perché ti ripeto, il pallone deve rimbalzare, ok? Quindi se ce l'ho qua la braccia vuol dire che io devo spingerla la palla e quindi non rimbalza, ma la palla la spingo. Ma le braccia devono stare staccate dal corpo perché la palla deve rimbalzare. Ricordatevi sempre, piano di rimbalzo, cioè la palla conosce il rimbalzo, ok? E questo che dico io è spalla interna, quindi il braccio va verso il basso, braccio verso il basso, automaticamente l'altra spalla si è alzata, stacco le braccia e questo è il bagger laterale. Quindi io Ah. parlo verso il basso e le braccia staccate. Mi sono Sì, spiegato, Vanni? le unisci nel momento in cui c'è l'impatto con la palla. O Poco prima, sì, certo, un poco attimo prima prima. vuol Le dire, però. braccia vanno unite, la tecnica del bagger laterale, le braccia vanno unite appena la palla sta superando il net della rete. Sì. Che comunque è la valutazione della traiettoria per tutti i palloni, quello, giusto? Ecco, Sì. sì, no, il concetto adesso è chiaro, cioè voglio dire, tu prima in attesa, quando vedi partire la palla, abbassi la spalla, quindi si alza l'esterna e a quel momento, quando vedi dove cazzo va la palla, avvicino le braccia per impattare. Bravissimo, Quello, bravissimo. Perché ok? se tu dici alzi l'esterna, prima, se tu alzi l'esterna, automaticamente fai questo, cioè sbandieri, non so come dirlo, Sì, sì, è sì. come se suonassi, fai questo. Invece non è questo, ma è questo. Sì, è chiarissimo. Adesso c'è.
Visto così è chiaro, cioè, è la parte di costruzione per andare a fare il piano di rimbalzo. Ok, merci. Di nulla. Come farlo? Io lo faccio spessissimo in super analitico, cioè inizio con ad esempio vabbè, il bagger soltanto con un braccio, eccetera, eccetera, e poi inizio con un atleta, un ricettore appoggiato su un plinto o su una sedia, diciamo un pochettino girato verso l'esterno e proprio appoggiato nella parte finale della sedia o del plinto. E lavorare con la spalla interna più bassa e questa più alta e facendole fare rimbalzo della palla sul piano d'appoggio. Ecco. Mi ricordo sempre piano di rimbalzo. La palla conosce gli spigoli, cioè il pallone rimbalza. Se tu prendi la palla e la fai rimbalzare per terra, la palla rimbalza, se tu prendi uno spigolo, pum, la palla spigola e rimbalza da un'altra parte. Quindi spingerla nel bagger di ricezione, diciamo che didatticamente è sbagliato, è portarla la palla, ma la palla rimbalza. Facendola rimbalzare ci vogliono le braccia forti e staccate dal corpo. Poi, un'altra cosa importante che è dal giovanile, e ve lo dico pure, perché spesso la domanda è: qual è la mano che va, com'è la presa? Sopra, sotto? La presa, Paolini, Docet, Paolini è un allenatore che ha allenato Falconara, ha allenato Papi, ha allenato, insomma, diciamo che tecnicamente penso che lo conosciamo tutti. Non esiste, cioè in genere è il braccio più forte che prende quello debole. Invece si è visto che di qua sul bagger laterale spesso è il destro che tiene il sinistro, sul bagger laterale a destra spesso è il sinistro che tiene il destro. Non esiste, quindi è la presa più comoda. Ok, se non ci sono altre domande in merito al laterale, al bagger laterale, c'era Gianfri che ha fatto una domanda sulla problematica di lettura dei palloni lunghi e corti, quindi se vuole esporla lui così ci spiega bene, possiamo procedere alle risposte. Vai Gianfri. Gianfranco? Gianfranco? Io non sento, non so se lo sentite. Sono adesso, Ok, sì. devo attivare il microfono. Sì. Niente, solo che c'è molto problema di valutare la palla lunga e corta, soprattutto nei giovanili, di muoversi soprattutto in avanti, vedo. Cadono un mucchio di palloni perché Allora. la gente non si muove. Sì, bravissimo. È la domanda che fanno che si fa più spesso, è una domanda importantissima. E ti rispondo come ha risposto Lorenzetti, cioè la valutazione della palla corta, lunga, è forse uno degli aspetti più difficili, in particolar modo per i bambini che non vedono bene. Quindi questa guardatelo bene anche durante l'allenamento, se uno non riesce a valutare la battuta corta o lunga, perché magari può avere un bambino un problema di miopia, di non so, cioè, capito, può essere anche un campanello d'allarme. La valutazione della battuta corta o lunga dipende da innanzitutto la posizione del battitore, e cioè la prima cosa è tu evita di capire se la palla è lunga o corta, va direttamente sulla posizione del battitore, cioè è vicino alla linea, allora fai un passo più dietro, è lontano dalla linea di battuta, allora fai un passo più avanti e così già eviti il problema. Mi sono spiegato, Gianfranco?
Mi sono spiegato Sì, la sì. ragione. Sì, Capito? Quindi sì. l'attenzione, mettila sulla posizione che ha quello che batte rispetto alla linea di fondo campo. Ok? Se tu metti battitore vicino alla linea, tutto è un passo più dietro. Battitore lontano dalla linea, tutto è un passo più avanti. Poi, se ad esempio quello lì che sta vicino alla linea fa una battuta corta, tocca che muovi le gambine e l'anticipi. Ok? Tempo Però, fa si eh? diceva di valutare la palla in rapporto allo sfondo della palestra, soprattutto perché poi nei campi ben più grossi questa qua è una difficoltà. Sì, appunto, non tanto al fondo della palestra, alla distanza che il battitore ha rispetto alla linea di fondo campo. Mi spiego? Sì, quello che dicevo un'altra cosa. Sì. Cioè, Dicevo, sarà valutare essere grande. quando ricevi la palla, valutare la palla che ti arriva in rapporto allo sfondo della tua palestra davanti, per vedere come si sposta in altezza o di lato. E guarda, ti dico onestamente che è un aspetto su cui io non metto l'attenzione, cioè l'attenzione io non la metto sulla palestra grande o sul fondo della palestra, cioè sicuramente ad esempio un conto è giocare ad Alpignano per dire un conto è giocare al Pallaruffini, no? E quindi per esempio la battuta al Pallaruffini dà molto più fastidio perché rispetto al fondo la palla sparisce, no? Però secondo questo, no, Gianfranco? Sì. Ecco, e io alle atlete, quando vado a giocare in un palazzetto dove la palla sparisce, dico di mettere attenzione sul battitore e dove batte. Poi dopo metti l'attenzione sulla palla, quindi è battitore vicino alla rete, un passo indietro, vicino alla riga, un passo indietro. Battitore molto lontano, e quindi ci avrai ancora più difficoltà nel valutare la traiettoria della palla, ancora più vicino alla rete, ancora più vicino ai 3 metri. Quindi più il battitore è vicino al fondo campo suo, quindi alla parete, più tutte in avanti. Addirittura il posto 4 di prima linea sta quasi sulla riga dei 3 metri. Poi dopo, se la palla sparisce, perché diciamo non c'è punti di riferimento, quello è l'attenzione tua visiva sul pallone, quello non ci puoi fare nulla, cioè non, puoi soltanto cercare di mascherarla facendo un passo verso la palla oppure un passo dietro. Lì puoi mascherarla dopo utilizzando altre tecniche di ricezione, cioè non il bag laterale ma il palleggio. Sì, nel femminile però. Ok, Sì. nel femminile però purtroppo ci sono poche persone che lavorano in palleggio perché va insegnato il palleggio ricezione, cioè le manine, le donne hanno paura che si fanno male sulle manine, invece va insegnato il palleggio, cioè è bagger laterale, la ricezione si riceve in bagger, palleggio e bagger laterale. I maschi, per esempio, ricevono in palleggio e poi bagger. Quindi Sì. bisogna diciamo avvicinarsi anche alla tecnica del palleggio nel femminile perché anche nell'ambito poi delle transizioni il palleggio consente una rincorsa molto più facile. Ecco. Intanto. Noi per esempio avevamo una squadra, Silvia Lotti, che comunque il bug il suo lo faceva, però se utilizzando la tecnica del palleggio era molto molto meglio, perché essendo una schiacciatrice di 1,90 m, se la fai fa il bagger e poi la metti a fondo campo, in prima linea non ci arriva mai. Se invece utilizzi la tecnica del palleggio e stai un metro e mezzo più avanti all'interno del campo, come tra virgolette fanno i maschi, perché i maschi partono tutti più avanti, ok? Ti trovi già che palleggi, stai direttamente sulla direzione d'attacco. Se velocizzi il tutto. Mi sono spiegato, ragazzi? Sì, per me sì. Sì.
Domanda solo personale, quindi tu sei favorevole a far ricevere in palleggio anche nel femminile se e quando ci sono le caratteristiche di fisiche da parte del giocatore e soprattutto è consolidato il palleggio, giusto? Bravissimo, certo, perché se c'è le manine piccole piccole e le dita fragili fragili vanno allenate, vanno proprio allenate le mani, eh? Cioè, poi Omar magari ci dirà come, ma le dita vanno allenate, eh? Cioè, è un aspetto, le dita per il muro e per che non vanno di là perché hanno paura di farsi male, o le dita vanno allenate per il palleggio. Cioè, sono d'accordissimo con quello che hai detto tu, Giorgio. Sì. Ok, quindi fondamentalmente se abbiamo un giocatore alto con delle buone mani in cui è stato allenato il palleggio, andare a prediligere proprio la tecnica di ricezione in palleggio piuttosto che con il bacio. Bravo, bravo, sì. Sì. Posso dire una cosa? Pronto. Ecco, volevo chiedere, differenziare la ricezione in palleggio dalla battuta spin alla float. È corretto? Sì, è correttissimo. Allora, sulla battuta, allora, float, piedi a terra, salto float e spin. Sulla battuta spin il palleggio è impossibile. La battuta spin è una difesa proprio, quindi sull'utilizzo della tecnica del palleggio è possibile se hai delle mani molto molto forti, ma la vedo veramente difficile. Nel maschile la spin comunque si riceve proprio una tecnica diversa e c'è anche una posizione d'attesa diversa. Nel maschile addirittura ad altissimo livello la battuta spin viene ricevuta in quattro. Cioè entra anche l'opposto per cercare di togliere più, come si chiamano, le zone Zone di di conflitto. conflitto. Bravissimo, per togliere le zone di conflitto. Nel femminile, ad esempio, noi la riceviamo in tre in linea, a differenza della ricezione salto flotte, cioè dove, che ne so, la prima linea sta un pochettino sfalsata rispetto al posto 6. La riceviamo tre in linea con una posizione del bagger che è completamente diversa rispetto a quella di ricezione classica, ma si avvicina molto a quella invece della difesa, perché è l'unico, diciamo, fondamentale in cui le braccia vanno spezzate e la palla tenuta piuttosto che spinta. Quindi nella battuta spin un passo indietro. A differenza della battuta salto float e float con i piedi per terra, va un passo dietro e la posizione delle braccia è bassa diciamo, sull'atteggiamento difensivo piuttosto che palleggio. Ecco. Sì, grazie. Prego. C'è Gaia che voleva fare una domanda sul bagger laterale. Ciao a tutti, mi sentite? Ciao, benissimo. Ok, sì, scusate se torno sul discorso bagger laterale, ma mi è venuta in mente adesso la domanda. E allora, forse in seguito allo studio che ci hai detto americano perde un po' di senso, però te la faccio lo stesso perché è una mia questione che ho in conflitto tra me come allenatrice e me come giocatrice. E dunque, io alleno l'under 13 e ho dovuto in realtà inserire il bagger laterale già nella prima parte del campionato quest'anno. Perché abbiamo fatto un campionato di eccellenza, quindi le squadre dall'altra parte avevano un livello decisamente più alto e quindi è stato necessario inserirlo da subito. No, quello che mi chiedevo io è, dato che soprattutto all'inizio il bagger laterale è molto precario, soprattutto nel riuscire ad aprirsi correttamente, appunto abbassare la spalla, ho avuto degli allenatori che in passato mi consigliavano di aprirsi sempre verso l'interno del campo e non verso l'esterno, in modo che anche qualora la palla dovesse schizzare, almeno resta all'interno del campo e non va verso il fuori. Da giocatrice, questa cosa qua l'ho sempre odiata perché il piano di rimbalzo, come dicevi tu, in realtà aprendomi verso l'esterno tende più naturalmente ad andare verso zona 3. Che non il contrario, almeno per quanto mi riguarda, soprattutto dalla ricezione da zona 5, ad esempio, visto che stiamo parlando di posto 4. Niente, tu cosa ne pensi? Cioè, conviene consigliare comunque sempre la lateralità interna in modo da evitare eventuali schizzi di pallone in giro, o
prediligere magari la direzione verso zona 3, quindi... Sì? Dimmi. Allora, se... sì, io consiglio sempre la direzione verso la zona 3, ok, del bagger, okay. Del bagger laterale, il piano di rimbalzo verso la zona, quindi allora, diciamo differenzio bagger con la rincorsa. Okay? Ok. E cioè, okay. Il piano di rimbalzo lo oriento verso la zona 3, sì. E la rincorsa la faccio dritta, non mi allargo. Ok, ma quindi aprendosi verso l'interno, cioè sempre verso l'esterno in questo caso, esempio di zona 5 per dire. Tagliando, cioè da 4, da 5 verso posto 4 tagliando senza allargarmi più di tanto, ecco. Ok. Hai spiegato, Gaia? Sì, no, io non stavo parlando allora, della rincorsa, forse mi sono spiegata male io. Io intendevo quando dall'altra parte io sto ricevendo, se mi apro per il bagger laterale verso l'esterno del campo, apro nel senso il bagger, non la rincorsa. Forse mi sono spiegata male io. Ah, okay. Non apro la rincorsa, se apro il bagger laterale verso l'esterno del campo o verso l'interno del campo, in modo che non vada a schizzare la palla al di fuori. Lo apro verso l'esterno. No, lo apro Ok, ok. Aspetta che... No, lo apro, no, Ok. ho capito. Lo apro verso l'esterno e poi lo indirizzo comunque verso la zona 3, ma il bagger verso la Ok. panchina per forza, verso la panchina, però in avanti rispetto al corpo. Perfetto, ok, grazie. Sì, Mi ma sta infatti mi spiegando, sembra la cosa Gaia? più... Sì, assolutamente sì, grazie. Sì, Cioè, grazie. le braccia comunque vanno verso la panchina. Le braccia vanno verso la Ok. panchina e poi... Però devo saper fare con la spalla esterna più alta rispetto a quella interna, in modo tale che il piano di rimbalzo vada girato verso il posto 3, ok? Perché se Ok, rimango certo. così, la palla me la va verso l'allenatore. Ok, va bene, grazie mille. Risolto. E le braccia vanno sempre staccate dal corpo, cioè. Le braccia stanno avanti rispetto al corpo, sono orientate, diciamo, l'uscita è sempre verso l'esterno, quindi verso la panchina, diciamo così, ok? Ma stanno sempre davanti rispetto al corpo. Ok, grazie. Gentilissimo. Prego, spero di essermi spiegato, Gaia, Sì, perché io. assolutamente. Ok, Assolutamente. grazie. Ricorda sempre che le braccia vanno sempre davanti rispetto al corpo, sono orientate, diciamo, verso l'esterno, ma sono davanti. Prego. Ok, grazie. Altri dubbi in merito? Ad Tutto esempio, tace. ragazzi, sui video che ha caricato Daniela troverete le transizioni, e cioè come dalla ricezione, dall'appoggio, che è andare poi ad attaccare verso la zona 4 oppure verso la zona 2. Sulle prime transizioni, se voi vedete il video, c'è un appoggio, ad esempio, del laterale di posto 6, ok? Oppure, ne so, un appoggio da 5, e c'è palleggiatore che palleggia la palla verso la pipe, ok? L'appoggio proviene da posto 6 e poi si taglia verso posto 4. Non so spiegarlo, diciamo, in questo modo, perché è più facile vederlo che altro. Questo qui è molto importante, perché spesso il posto 4 di prima linea riceve molto interno, ok? E non riesce ad allargarsi per andare in 4. Perché per andare ad attaccare in prima linea. Questo perché spesso è meglio, appunto, tagliare la rincorsa piuttosto che allargarla tutta e andare ad attaccare in quattro. Quindi le transizioni sono fondamentali, perché vedrete che una ragazza, quando appoggia da posto 4 e il palleggiatore palleggia, non riesce ad allargarsi. Ok? E noi diciamo sempre: allargati, 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 allargati. Sì, è vero, ti allarghi. Ma è un aspetto molto importante anche fare la rincorsa un pochettino più tagliata verso l'interno, cioè dall'interno del campo verso l'esterno, che era un po' quello che diceva Gaia nella seconda cosa.
Allora, Vanni la scrive, Giorgio fammi la tua. Sì, la mia è in merito proprio alle transizioni, quindi dalla ricezione del pallone alla costruzione della rincorsa di attacco per l'attacco. Nei vari corsi allenatori ci è sempre stato insegnato o suggerito, diciamo adesso ipotizziamo posto 4 che riceve da posto 5, quindi ricezione e poi per allargarsi, per costruire la rincorsa, di fare un passo di apertura e incrocio per avere, quindi aprire con la sinistra, avere, incrociare con la destra per avere già il destro avanti, per poi lavorare sui tre appoggi, fare la rincorsa sinistro, destro, sinistro. Giustissimo. Questo qui, però, a differenza di quanto detto da Mazzanti ultimamente, chiaramente lui parla di atlete elite, come abbiamo detto già la settimana scorsa, è un po' in contraddizione perché Mazzanti dice che bisogna lavorare sui quattro appoggi per differenziare Giustissimo. i Giustissimo. quattro tipologie di palloni alzati, e quindi è un po' diversa la situazione. E soprattutto Mazzanti dice anche che quando si riceve tanto interno al campo, comunque sempre per l'attaccante laterale, di non avere l'idea di allargarsi per poi attaccare, ma come dici tu, di tagliare più il campo e avere il concetto di attaccare il palleggiatore o attaccare il pallone. Quindi è proprio un concetto diverso. Bravissimo, Però, sono d'accordissimo. come dicevamo però anche la settimana scorsa, è un concetto difficilmente applicabile a livello medio-basso, medio-alto. È applicabile ad atleti elite. Come dobbiamo muoverci noi? Allora, sono d'accordissimo su questa cosa che hai detto tu. Se le braccia devono essere davanti al corpo nel bacheck laterale, bisogna anticipare l'impatto. Sì, dopo rispondo a questa. Allora, sono d'accordissimo con quello che hai detto tu, Giorgio. Allora, ad alto livello, dalla 2, diciamo, di alta classifica alla 1 di alta classifica, la rincorsa, allora, spesso e volentieri, qualche squadra riceve anche a due. Io, per esempio, quando allenavo a Modena, avevo la Piccinini e la Cardullo, ricevevamo a due e Francesca la rincorsa non allargava mai, e cioè dal posto 5 più o meno partiva anche interna, spesso e volentieri tagliava direttamente verso posto 4 perché non aveva il tempo per allargarsi, in particolar modo perché spesso e volentieri chiamava una palla super, perché se chiami una palla alta hai muro a tre. Quindi bisogna avere delle doti tecniche, delle capacità fisiche per fare una cosa del genere, come ho detto, si chiamava questa qui Francesca Piccinini. Oh. Se l'avessi fatta con Alain Rousseau, che era l'altro schiacciatore che prendeva mezzo campo, quindi spesso e volentieri ricevevamo a due, oppure ricevevamo a due e mezzo, in particolar modo quando Alain era o in posto 6 che prendeva un pezzettino, oppure era in prima linea che prendeva una fascia piccolissima. E in quella situazione là, allora si sta in ricezione a due e mezzo, addirittura a tre. È giustamente possibile la tecnica quella che hai detto tu, e cioè di allargarsi col passo accostato, poi incrociato, e fare i quattro tempi per la rincorsa. Vedrai bene che Conegliano, che è la squadra, diciamo, no, su cui dobbiamo fare riferimento, perché è la squadra che vince tutto e quindi gioca una pallavolo velocissima, hanno quasi sempre il piede sinistro del penultimo passo, quindi sinistro, poi destro, sinistro, quando il palleggiatore ha la palla in mano. Anche con la ricezione del posto dell'attaccante ricettore di prima linea molto interna. Significa che la rincorsa la tagliano quasi tutte. Quindi, come lavorare a basso livello l'alzata, cioè se senti in under 13, under 14, chiamata di super con del ricettore attaccante che riceve in zona 6, gli dai un cartone, cioè nel senso le fai bionde, perché è normale che a livelli giovanili debbano cercare di uscire dal campo e fare la rincorsa. Man mano che l'alzata si abbassa, che il livello si velocizza, eccetera, eccetera, diciamo la rincorsa e le capacità tecniche si affinano, la rincorsa va anche tagliata per quello che può essere. Mi sono spiegato, Giorgio? Sì, assolutamente. Sì.
Quindi è giustissimo quello che dici tu e è giustissimo quello che dice Mazzanti, perché ad esempio la stessa cosa la diceva Fenoglio, no? Che in teoria l'attaccante di posto 4 è quello che riceve, si allarga e poi attacca, no? Allargarsi spesso si fa un passo accostato oppure direttamente si riceve, si incrocia e ci si allarga. Ma con l'esasperazione del gioco in A1, ma parliamo di A1, con l'esasperazione del gioco in A1 non puoi ricevere, fare il passo incrociato ad allargarti, ma ricevi e vai direttamente sulla rincorsa. E però questo viene fatto in A1, non in B1, B2, C, D, no. Ecco. E se vedi che la B, perché spesso e volentieri le bimbe chiamano super quando ricevono in zona 5-6 e il palleggiatore addirittura sta sui 3 metri e chiamano super perché magari vedono Conegliano che fa così. Ma è impossibile perché il palleggiatore non ci arriva, perché lei attaccante non ci arriva e lì si chiama un altro tipo di schema. Si chiama 5, si chiama alta, eccetera, eccetera. Appunto, Quick. Buongiorno. bravo, ancora più bassa. Buongiorno. Ciao, ciao. Allora, tema rinforzo delle dita. Allora, dipende a che livello lo si fa, nel senso, se parliamo di ragazze, per dirti noi quest'anno, che comunque abbiamo lavorato costantemente in sala pesi, è normale che già soltanto fare lavori in trazione rinforza le dita, nel senso che il vincolo è quello che trasduce forza, quindi che significa semplicemente che la forza della catena è forte, scusate la ripetizione, in funzione dell'anello più debole che ha. Normalmente quello sono le dita, quindi logicamente vengono condizionate. Tu tiri un manubrio da X chili fondamentalmente in funzione di quanto è forte la tua mano. Discorso diverso se parliamo di pallavolo giovanile, nel senso che in certi casi il rinforzo delle dita può essere effettuato anche tramite piccoli lavori a corpo libero, che sono poi abbastanza sempre quelli classici. Come ad esempio fare o diciamo condizioni di tenuta in plank a braccia tese ma con le mani aperte, quindi cercare di appoggiare i polpastrelli a terra per intendersi, o anche per assurdo con grandi lavori, per dire, sui discorsi che anche Mauro ha fatto con la tematica del palleggio, quindi palleggiare un dito, due dita, tre dita, sicuramente hanno già una fase condizionante del lavoro stesso. L'unica cosa che mi sento di dire in merito a questo aspetto qui è che la solidità di dita deve andare pari pari con la capacità anche di ammortizzare di avambraccio, perché per fare grandi lavori di dita certe volte ci si va poi a incappare in problemi gravi di avambraccio, in particolare se c'è il palleggiatore che ha quel disturbo lì, e vi garantisco che ce n'è più di qualcuno, noi ne abbiamo avuto un caso quest'anno, diventa problematica perché perdono sensibilità. Quindi dita forti sì, giusto, allenarle, ma fuori dalla logica. Cioè, il lavoro costante, un'esposizione che sia abbastanza, diciamo, di volumi accettabili, e con volumi accettabili intendo sempre dire esposizioni non superiori ai 20-30 secondi di lavoro consecutivi per 3-4 serie, allora è una cosa fattibile. Andare oltre rischi di indurire gravemente gli avambracci, e quando a ritroso poi si arriva ad arrivare poi a problemi di gomito, problemi di poca sensibilità, e quindi ti inficia proprio la qualità tecnica. Come dice Mauro, questo è uno sport di rimbalzo e la sensibilità è tutto.
che si parli di avambraccio nel bagger, che si parli di polpastelli nelle dita quando palleggi. È uno sport di sensibilità e lì devi continuare a lavorarci. Ho risposto? Sì, sì. Ok. Assolutamente sì. Grazie. Mi quieto. Ci siamo persi la domanda di Vanni prima del cyborg, mi è venuta in mente adesso. Te la leggo. Sempre riguardante il bagger laterale. Se le braccia devono essere davanti al corpo, bisogna anticipare l'impatto? L'ha scritta lì nella chat. Sì, l'impatto va sempre anticipato, sempre, sempre, perché tutte le volte che siamo passivi, la maggior parte delle volte, quindi passivi con le braccia vicine al corpo, la maggior parte delle volte, se ci va bene, stacchiamo la palla, se ci va bene. Se ci va male, prendiamo ace. Quindi, diciamo, l'anticipazione della traiettoria, l'anticipazione sulla palla, in ricezione... è fondamentale, sei sempre tu ricettore che devi affrontare la palla e portarla al tuo palleggiatore, mai farti affrontare e farti anticipare dalla palla. Spesso e volentieri un errore su cui incappano molti ricettori è che mettono il bagger tardi, cioè lo posizionano tardi, e cioè dopo, appena dopo che la palla è passata sul net, e quindi il bagger ormai è tardi, mettere il bagger, posizionarlo, e quindi la palla o spigola oppure la prendi qui sul petto oppure fanno ace. Spesso e volentieri è quello. Non bisogna metterlo nemmeno troppo presto il bagger, non bisogna portarlo nemmeno troppo presto il bagger, cioè molto prima rispetto alla posizione che la palla ha con il net, perché se no, ad esempio, metti un bagger laterale invece magari è da palleggiarlo, metti un palleggio invece la tecnica del bagger frontale. Quindi diciamo che la cosa più importante è quella di posizionare il corpo dietro alla palla, poi in base a che posizione la palla assume rispetto al corpo utilizzare la tecnica giusta, e cioè se la palla è verso la fronte, palleggio, se la palla è qui sul petto, bagger laterale, se la palla, la posizione della palla rispetto al corpo è frontale, quindi verso le ginocchia, utilizzare la tecnica del bagger frontale. Ho risposto? Spero di sì. Vanni, dacci un cenno. Sì. Cenno, sì. Ok. La palla di ricezione va sempre affrontata, mai difesa. Va difesa solo nel caso della battuta spin, ok? La palla di ricezione va sempre affrontata, mai difesa. Va sempre il piano e il piano di rimbalzo, ok? No di difesa, che è completamente diverso. Il piano di difesa è un piano spezzato, ok? Che non è bagger di ricezione, ma è bagger di difesa, e va utilizzato nella posizione della battuta spin. La stessa posizione di ricezione in palleggio è una posizione di affronto la palla, cioè l'anticipo la palla, ok? Non l'aspetto. Ecco perché i ricettori maschi, diciamo, stanno tutti un metro più avanti, perché l'affrontano la palla, non l'aspettano. Ok. Poi, una cosa importante su cui volevo mettere l'attenzione è anche la cosa che ha detto prima Daniela, e cioè in relazione a ricezione in palleggio o ricezione in bagger. Allora, se voi ci fate caso, immaginate un centrale. Il centrale che sta dentro i 3 metri e il centrale che sta fuori i 3 metri. Allora, se il centrale sta fuori dai 3 metri e la palleggia riesce a fare comunque la rincorsa e fare l'attacco di primo tempo, se sta dentro i 3 metri, dentro i 3 metri, e la palleggia praticamente salterà senza la rincorsa. Molto diverso, ok? Un laterale invece è differente, perché un laterale che riesce a palleggiarla e sta più o meno sul livello dei 3 metri riesce comunque
a fare la rincorsa. Ecco che al centrale conviene prenderla in bagger, perché prendendola in bagger significa che si stacca più dalla rete e riesce a fare la rincorsa. Mi sono spiegato, ragazzi? Sì, certo. Chiaro. Mi sono spiegato? Sì, Se sì, un sì. centrale è altissimo, mettiamo caso un centrale di 1,90 m, ok? Basta che la palla la palleggia senza fare la rincorsa, anche sul posto, salta e attacca. Se abbiamo invece un centrale che deve sfruttare il polso e la rincorsa, deve per forza staccarsi e prenderla in bagger la palla. È chiaro. Chiaro? Sì. Bene. Allora, i migliori recettori in palleggio femminile sono Flortie Meyers. La Meyers è un posto 4 che ho allenato a Scandicci, era alta 1,94 m, 1,95 m, altissima. Quindi comunque palleggiava, ok, e andava ad attaccare. E spesso e volentieri dicevamo sempre, anche quando ci giocavamo contro, che giocava a Piacenza, che giocava a Busto, eccetera, eccetera, cerchiamo di farla ricevere a fondo campo in modo tale che non riesce ad allargarsi. Manco per il cavolo, questa palleggiava e praticamente già stava sui 3 metri e andava ad attaccare. Anca Pagani, quella che ho detto prima, un altro laterale, un posto 4 di 1,90 m, palleggiava. Alex Kleinemann, un altro posto 4, allenato a Villa Cortese, 1,90 m e oltre, palleggiava. Natalia Viganò, Bosetti, Caterina, Bosetti, Lucia, gente un pochettino più bassa, bagger, 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 laterale, bagger frontale, bagger come gli pare, si allargano e attaccano. Vedi anche quest'anno Francesca Micheletto, bagger, 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 palleggio zero. Che è comunque più dinamica, più tecnica, così, e Silvia Lotti, che comunque il bagger, comunque il solo faceva bene, però anche con Fulvio, eccetera, l'abbiamo molto spinta a palleggiare perché diciamo che faceva meno, aveva un'efficienza più alta e soprattutto palleggiando e andando subito verso l'attacco aveva appunto un'efficienza migliore. Ma in attesa di ricevere domande, andrei a trattare magari l'argomento attacco, se ci sono Sì. delle info particolari, delle caratteristiche magari un po' diverse rispetto a quello che abbiamo già detto per il centro, ovviamente, la settimana scorsa. Allora, ritengo che per quanto riguarda il polso sia la stessa identica cosa, quindi il lavoro del polso e dell'avambraccio, come giustamente ha detto Omar, sia identico, quindi lavorare con le palline da tennis, lavorare addosso alla parete. Solo che il lavoro fatto dal plinto è completamente diverso. Come avete fatto caso, per il centrale noi andavamo a lavorare sulla velocità del braccio e soltanto sull'ultima parte del movimento, cioè l'allenatore lanciava la palla al centrale e il centrale già era alto e anticipava il pallone soltanto col colpo del braccio e del polso. Al contrario, invece, il laterale va messo tutto il movimento del braccio, cioè quando l'allenatore lancia la palla, il laterale che sta sul plinto fa tutto il movimento di apertura e poi attacco, non soltanto l'ultima parte del polso. Può essere fatto l'ultima parte del polso soltanto per velocizzare il movimento del polso con degli attacchi fatti che provengono tipo rigori, ok? Che provengono dall'allenatore che lancia la palla dall'altro campo, 7-8 rigori, massimo 10 rigori, in modo tale che la velocità del polso sia massima. Ma l'attacco in analitico dal plinto va fatto con tutto il movimento, perché difficilmente il laterale farà soltanto movimento di braccio, ecco. Per quanto riguarda l'attacco del laterale, secondo me, e quindi per il polso, è importantissimo differenziare le tecniche per il pallonetto, per il topspin, per il blockout,
vanno proprio allenate. E io, ad esempio, nelle mie squadre passo proprio tanto tempo sia in analitico ma anche in sintetico per allenare questi colpi, cioè ad esempio faccio degli esercizi in 5 contro 5 o in 6 contro 6 dove i posti 4 possono soltanto lavorare facendo il top spin, oppure assegno un punteggio particolare se il laterale fa block out, oppure il pallonetto del posto 4 viene fatto soltanto in una posizione del campo, in 3, in 1, in 2, e sono tecniche di attacco che vanno allenate e vanno insegnate, la tecnica del top spin, che è diversa dalla tecnica del pallonetto, perché spesso e volentieri il pallonetto non si sa fare, ma il pallonetto, sapete meglio di me, noi allenatori sappiamo meglio di me, di noi, cioè, insomma, sappiamo benissimo che il punto attacco nei 3 metri vale 1 e il pallonetto vale 1 sempre, soltanto che un attaccante, spesso e volentieri, magari anche un opposto o un posto 4 forte in attacco, se fa il pallonetto è come se lo insultassi. Invece non è così, ma il pallonetto è uno dei migliori attacchi possibili. E quando farlo il pallonetto? Il pallonetto va fatto, secondo me, con palla super, non con palla alta. Come farlo? C'è proprio la tecnica di andare a colpire e bloccare il braccio nell'ultima parte del movimento con i polpastrelli duri, al contrario del top spin, che è invece un colpo completamente diverso, e cioè fatto dal basso verso l'alto cercando di dare spin al pallone. E il top spin è una tecnica che viene utilizzata in genere per attaccare una palla, ad esempio, tra zona 3 e zona 6, perché un top spin cortissimo è difficilmente realizzabile, cioè quasi impossibile realizzarlo. Invece il top spin è un colpo che viene utilizzato per mettere in difficoltà, ad esempio, una difesa avversaria che è lunga. E il top spin non potrà essere mai corto come un pallonetto. Invece il pallonetto viene utilizzato quando si vuole mettere l'attenzione per fare un colpo cortissimo dentro i 3 metri, verso la zona 3 o verso la zona 2, che non riuscirà mai a farla con un top spin, a meno che non hai un controllo della palla notevolissimo. Ecco, tutti e due i palloni, tutti e tre i palloni, attacco nei 3 metri, pallonetto e top spin vanno fatti saltando al massimo. Invece vedrete che spesso e volentieri quando uno fa il pallonetto o il top spin salta come salta la gazzetta dello sport, un foglio di carta. E ti incazzi e io mi arrabbio. Ecco. Ok, in merito a questo discorso qui dei tre tipologie di attacco, quindi pallonetto, top spin e attacco forte, diciamo, quando inserire nel giovanile la possibilità a un atleta di attaccare in pallonetto, attaccare in top spin piuttosto che tirare forte? Ti faccio questa domanda perché mi è sempre stato detto da più persone nei corsi allenatori di qualche anno fa, poi magari adesso si è anche un po' cambiata la filosofia, che se io vado ad insegnare già un atleta nel giovanile a dire non attaccare forte, ma gestisci il pallone, quindi top spin, pallonetto, e metti la palla in campo, quell'atleta lì non avrà mai poi la possibilità in futuro, perché più si cresce, più si tende a dobbiamo vincere, appunto a prendersi la responsabilità e avere il carattere per poter tirare una palla un po' più difficile. E quindi dicono, prima insegna a tirare, perché poi comunque per la velocità di braccio non riuscirai poi a insegnarla più avanti e quant'altro. Questo magari è un argomento anche che può trattare Omar. Invece, appunto dicono, i pallonetti, gli altri colpi, inseriamoli più avanti. Perché poi si crea l'esperienza e quindi uno può andare a discriminare quale tipologia di attacco usare. Però io mi sto accorgendo che avendo a che fare quest'anno con un under 18 e qualche atleta anche del 2001, che alcune che erano abituate magari soltanto a tirare o non fare mai il pallonetto,
ci impiego un anno a insegnargli a fare il pallonetto, cosa che magari in under 12 in tempo una settimana gliel'ha insegnato, ecco. Quindi qual è la strada migliore da perseguire, secondo te? Sì. Allora, io credo che sia molto soggettiva questa strada da perseguire. Io personalmente, quando alleno tutto e più che mai e cerco di dare lo stesso peso al pallonetto e all'attacco, ok? Pallonetto inteso anche come top spin. Una cosa, secondo me, importante è che le atlete piccole, cioè le bimbe, praticamente devono essere autorizzate a sbagliare e quindi anche a provare l'attacco e tirare la sassata in fondo al campo. Come? Io lo facevo in questo modo qua, e cioè nel 6 contro 6, scusate, nel 6 contro 6 facevo i colpi comandati, e cioè dal posto 4, i primi due attacchi dal posto 4, cioè la squadra A e la squadra B, attacca la squadra A da posto 4, solo pallonetto, risponde la B, solo pallonetto, risponde la A, ancora pallonetto, risponde la B, ancora pallonetto, da lì in poi solo e soltanto attacchi. Quindi, diciamo così, sfrutti il fatto che all'inizio non si sbaglia mai, dopodiché sono autorizzati a sbagliare. Ok, Giorgio? E quello magari lo accorci sempre di più. I primi quattro colpi soltanto pallonetto, dal quinto in poi solo attacco. I primi tre colpi solo pallonetto, dal quarto in poi solo attacco. I primi due colpi solo pallonetto, dal terzo in poi solo attacco. Primo colpo solo pallonetto, dal secondo in poi solo attacco. Sul 6 contro 6. E poi magari se sbagliano, ok, allunghi questa sequenza. Quindi riparti due pallonetti più un attacco. Lo sbagliano, tre pallonetti più un attacco. Se invece vedi che il punto proviene non da un errore, ma perché fanno punti, allora diminuisci. Io mi trovo molto bene nel giovanile con questa cosa qua. Partivo in genere con tre pallonetti, dopodiché attacchi, e se vedevo che continuavano a sbagliare, continuavo a mettere il pallonetto o top spin. Mi sono spiegato, Giorgio? Provalo e vedrai che ne aumenta tantissimo il livello, perché comunque non si fermano mai. E poi metti l'attenzione sull'errore, perché se sbagliano metti un pallonetto in più, se invece fanno punto togli un pallonetto e metti un attacco, e vedrai che viene un 6 contro 6 molto dinamico, perlomeno all'inizio, e poi metti attenzione sul pallonetto, top spin e gestione dell'errore. Ok, grazie. Prego. Mille. Ma provano questa cosa di pallonetti, tre pallonetti, dopodiché si attacca sempre. Perché anche il fatto che all'inizio sì, solo pallonetto, è vero, è facile, ma dopo attaccare sempre non è facile, perché magari c'è una palla che non può attaccare, invece sei costretto ad attaccarla. Mi spiego, Giorgio? Sì, stasera in palestra... Perché magari sta con i piedi per terra e devi per forza attaccarla. E devi cercare di attaccarla stando con i piedi per terra, non sbagliando, perché se sbagli rinizi quattro pallonetti e poi attacco, sbagli ancora cinque pallonetti e poi attacco. Ok, sì, chiaro. Ah, è carino, provalo che è carino. Sì, molto, molto interessante, grazie. Sempre riguardo all'attacco, questo è un caso particolare, però penso che possa essere una cosa utile per tutti, chiaramente per, metto la videocamera così mi vedete, mi dispiace per voi, per il discorso dell'attacco appunto, spesso e volentieri molte squadre faticano ad andare a mettere la palla a terra, perché non c'è questo attacco forte, però è difficile farlo se hai delle atlete che sono alte un metro e poco più, insomma, anche in under 16, in under 18, che è un problema che molte squadre hanno, perché purtroppo non tutti hanno a disposizione atlete da 1,75 in su, e quindi la palla a terra, bene o male, in qualche modo, velocizzando il braccio, la metti. Come ovviare a questo problema di difficoltà di uscire
dalla ricezione, da un giro difficile, appunto mettendo palla a terra e non soltanto gestendo, mettendo la palla di là, che poi dopo due o tre palloni gli altri lo capiscono e ti becchi filotti di punti assurdi. Giusto. Allora, questo coinvolgo anche tutte le persone che hanno lavorato con me questo anno perché avevamo lo stesso problema nella squadra nostra in Serie A, e cioè magari spesso e volentieri non andavamo a terra subito, ma andavamo a terra con azioni prolungate. E questo capita anche a livello giovanile, cioè il fatto di non avere un attaccante tipo un posto 4, insomma, tipo Agi, magari che va giù un pochettino, no? Con più facilità, devi cercare di fare tutto il resto benissimo, e cioè ricostruzione, ricezione, appoggio, pallonetto. Ne farai 180, ma devi cercare di mettere in difficoltà l'avversario, cioè fare il pallonetto dove è più difficile ricostruire per l'avversario. Devi cercare di sfruttare tutto quello che hai pensando a quello che non hai. Cioè, è inutile che dici non c'ho l'attaccante forte, quindi non riesco mai a fare punto. Devi cercare di farlo con quello che hai, e cioè sfrutti, ce n'è una piccolina che fa sempre appoggio pallonetto profondo in uno. Cerchi di fare sempre pallonetto profondo in uno, cerchi di fare sempre il pallonetto verso la zona 3 avversaria, in modo tale che il 4 viene sotto a prenderlo, e magari la ricostruzione per l'avversario è più difficile. E devi essere bravissimo e eccellere in tutti gli altri fondamentali, cioè gli appoggi, l'alzata, la battuta, la difesa. Perché se non sei alto, il muro sicuramente non sarai in grado di farlo. Quindi devi essere bravo su tutto il resto, e soprattutto devi dare tranquillità e pazienza alla squadra, cioè sai che la regola della tua squadra è non fare punto subito, ma farlo dopo diverso tempo. E questo già, per esempio, ti aiuta anche l'esercizio che ti ho detto prima dei tre pallonetti più l'attacco, perché tre pallonetti, tre di qua, quindi tre per la squadra A e tre per la squadra B, significa che già sono sei attacchi. Con sei pallonetti già son diversi. Quindi la tua squadra deve essere già predisposta e già allenata per rigiocare una marea di palloni. E era un po' il nostro motivo, diciamo, conduttore di questo anno. E cioè una squadra che doveva fare muro difesa quasi a livello maniacale, per cercare poi di sporcare in attacco, di mettere in difficoltà l'avversario con altre soluzioni. Ok, grazie mille. Molto chiaro. Prego. Posso fare una domanda? Io sì. Relativo a questo, quanto tempo bisogna dedicarci in ogni allenamento per questa fase? Intendi Per la la fase fase 6 contro 6 dell'attacco o della globale? Sì, ricezione? questo dei pallonetti e di queste azioni d'attacco. In un allenamento di 2 ore. Io ci faccio quasi sempre riscaldamento. Sì, io ci faccio Quindi. quasi sempre. Allora, differenzi le due cose, perché in genere fai un lavoro analitico e poi fai un lavoro di globale, no? Ad esempio, l'analitico puoi farlo quando, o puoi fare venire prima, c'è l'allenamento ad esempio di 2 ore, 3 volte a settimana, ok? O viene poco prima un laterale e quindi lavora sul top spin e sul pallonetto, oppure alla fine dell'allenamento finisci 10 minuti prima e 10 minuti dopo dell'allenamento ti fermi, quindi già so 20 minuti magari di lavoro in analitico per l'attaccante. Altrimenti ci fai tutta la fase di riscaldamento. La fase di riscaldamento, invece di fare il riscaldamento in analitico, e cioè la fila da posto 4, la fila da posto 2 e la fila del centrale, fai direttamente il riscaldamento col 6 contro 6 con i colpi d'attacco definiti, e cioè 20 minuti, mezz'ora di riscaldamento con posto 4 che può fare soltanto pallonetto in uno, centrale che può fare solo pallonetto corto dietro al muro, posto 2 che può fare pallonetto soltanto verso posto 3.
e ci fai un riscaldamento. Man mano diminuisci, tipo il posto 4 può fare solo top spin, posto 2 solo top spin e centrale solo attacco verso posto 5. Poi ricambi, posto 4 può fare attacco solo sulla parallela e pallonetto in 3, posto 2 attacco solo sulla parallela e pallonetto in 2, centrale solo attacco verso posto 1 e pallonetto profondo in 5. Sprechi mezz'ora per questo tipo di riscaldamento, ma hai lavorato a manetta sui colpi d'attacco e i laterali sentono molto i colpi perché l'hanno provati tutti, perché sono costretti a farlo, solo colpo sulla parallela o solo pallonetto, solo colpo sulla diagonale o solo pallonetto, solo top spin e basta, quindi sono già allenati, lo sentono e vedrai che il 6 contro 6 ti scorre molto più velocemente perché hai dei laterali che già si sono allenati e hanno già scaldato tutti i tipi di attacco. Ok, grazie. Prego. Io anche con le squadre mie lo faccio spessissimo, eh? Cioè lo faccio sia in analitico, delle volte lo facevo la mattina quando avevo la possibilità di farlo la mattina in analitico, altrimenti l'analitico lo facevo poco prima dell'allenamento oppure poco dopo, e, o se no questa tecnica del riscaldamento dell'attacco la sfruttavo moltissimo prima del 6 contro 6, perché comunque il 6 contro 6 dai un bagaglio alle attaccanti, un bagaglio di colpi alle attaccanti notevoli, perché l'hanno sentito il colpo e l'hanno già scaldato, quindi il 6 contro 6 diventa molto più, più attivo, ecco, con la presenza di colpi diversi, ecco. Giorgio? Sì, eccomi. Ok, per me è tutto chiaro. Al momento non ci sono domande, quindi te ne pongo una io, che è un argomento ancora diverso. Nel senso, c'era... Aspetta... Ah, Vanni non ha capito, ecco. Vai su Vanni, poi arrivo io. Sì, allora, riscaldamento è 6 contro 6. Allora, io intendo... Il riscaldamento del 6 contro 6, cioè delle volte puoi scaldare l'attacco facendo un allenamento sintetico, cioè, che ne so, appoggio del posto 4, palleggio e attacco, ok? Quello è un esercizio dove fai la fila e i laterali attaccano soltanto da posto 4, i centrali attaccano solo da posto 3 e i posti 2 attaccano soltanto da posto 2. Quello è una sorta di riscaldamento per l'attacco e puoi farlo in quel modo là. Invece puoi andare direttamente nel 6 contro 6, e cioè sei in campo da una parte e sei in campo da un'altra, senza aver fatto questo prima, senza aver scaldato l'attacco prima, ma scaldando l'attacco direttamente nel 6 contro 6, e cioè imponendo, guidando il gioco, imponendo dei colpi, e cioè da posto 4 soltanto pallonetto corto, da posto 3 soltanto pallonetto dietro al muro, da posto 2 soltanto pallonetto profondo in 5, ok? Quindi riesci nel 6 contro 6 a scaldare anche l'attacco senza averlo fatto prima, e cioè mi spiego, riscaldamento a coppie, e poi direttamente 6 contro 6 in campo con questa attenzione sui colpi d'attacco. Mi sono spiegato, Vanni? Sì, sì, ha scritto in chat che ha capito. Scritto. Ok, perché in genere no, il classico dell'allenamento è riscaldamento a coppie, poi si fa un pochettino di muro, magari si va a rete, poi si fa il 6 contro 6. No, anche no. Cioè si fa riscaldamento a coppie e poi si va direttamente nel 6 contro 6. Si può fare anche questo. E la gestione dei colpi d'attacco lo fai direttamente dal riscaldamento nel 6 contro 6. Spero di essermi spiegato. Sì, sì, quest'ultima cosa che hai detto è quella che ha detto proprio Velasco nel corso di aggiornamento che ha fatto a Milano. Ha proprio detto di uscire un po' dall'ottica di fare
riscaldamento fisico, riscaldamento a coppie, esercizi, attacchi e fase gioco. Quello che diceva lui era proprio di fare, adesso non ho, ah sì, ho proprio il foglio qui vicino, di fare un lavoro come allenava anche lui. Quindi si tratta di fare riscaldamento generale, quindi di movimenti riguardanti comunque la pallavolo, di attivazione, circonnuzioni e quant'altro. Riscaldamento specifico senza palla, appunto, quindi degli spostamenti, transizioni, lavori di muro, eccetera. Più specifico con palla, poi esercizi sintetici di battuta ricezione, perché Velasco dice che lui, visto quello che era successo ai mondiali contro gli Stati Uniti, eccetera, parlando poi con i coach statunitensi, ha detto che loro allenavano, adesso non so se sia ancora così, soltanto la fase di ricezione attacco, non allenavano mai muro difesa perché veniva allenato solo ed esclusivamente nel globale, nel 6 contro 6. E poi andava a fare esercizi globali, quindi di direzioni di attacco, di situazioni di gioco, eccetera, e poi la vera e propria fase gioco finale. Non faceva mai esercizi in realtà come diciamo noi o come siamo abituati a fare di coppia, pallacoppie, o quant'altro. Quindi un po' quello che hai detto tu, diciamo, uscire un po' da quell'ottica lì e indirizzarci verso questo. Chiaramente è complicato da fare nelle fasce piccole, è molto utile secondo me farlo nelle fasce più grandi. Non so se sei d'accordo, chiaramente, o anche magari Come la l'esperienza ricezione, con. per esempio una cosa importante. No, giustissimo, una cosa importantissima, per esempio, è quando allenare la ricezione, cioè sempre, cioè, io personalmente l'alleno quasi sempre, può capitare magari la prima volta, il primo giorno della settimana, che magari metti più attenzione su una cosa, ma la ricezione va allenata sempre. Va allenata nel 6 contro 6, va allenata in analitico, va allenata sempre. È un aspetto molto importante. Non c'è un giorno in cui devi, cioè, puoi non allenarla. Secondo me è un fondamentale che va allenato sempre. Sì, in merito lui dice di allenare la rice anche solo per 5 minuti, ma ogni blocco di allenamento. Nel senso, hai lavorato su, che ne so, direzioni di attacco, poi prendi 5 minuti, 7 minuti, fai battuta rice e poi riparti dal blocco successivo di allenamento. Perché comunque è la cosa più rognosa e pallosa da allenare battuta rice. Sfido chiunque a fare allenamento solo di battuta rice, non è uscirne scoglionato, ecco. Quello è un po' il discorso. Sì, e sì, io credo che vada allenata sempre, sempre. Per esperienza mia personale, non, cioè per carità, Velasco è tanta roba, io per la mia esperienza credo che non mi sia mai capitato un allenamento in cui non ho allenato. Ho allenato comunque sempre i colpi d'attacco, se ho allenato i colpi d'attacco, magari durante il 6 contro 6 non c'era la ricezione, però a fine allenamento ho sempre messo la ricezione, sempre. Ok. Sì, se non ricevi non giochi, infatti. Poi ci sono degli allenamenti magari particolari dove, ad esempio, lavori molto sul 6 contro 6 per i colpi d'attacco, per il muro difesa, e quindi le palle vengono messe in gioco dagli allenatori, e fermi, c'è l'allenamento di 2 ore, fai un'ora e mezza di questo lavoro qua, e l'ultima mezz'ora fai solo ricezione, fai fermare soltanto dei battitori, magari, oppure siccome magari gli attaccanti hanno attaccato tanto, fai battere gli allenatori e si ferma il terzetto di ricezione col palleggiatore, oppure palleggiano soltanto i centrali, oppure c'è uno che ferma tu che sei l'allenatore, fermi sotto la palla, però la ricezione va messa ad ogni allenamento, sempre. Ottimo. Domande, dubbi, cose da aggiungere? Magari qualcosa che non abbiamo ancora trattato, che non è chiaro? Fatevi avanti.
Nel frattempo ti pongo l'ultima questione, ma proprio semplice, è solo capire se sei d'accordo o meno. A un corso di primo grado c'è stato Venko, che era l'ex allenatore di Lilliput VII, che diceva che a ogni allenamento, comunque una o due volte alla settimana, conviene fare poi quei 5-10 minuti di antitecnica, che definisce lui, ovvero una parte di allenamento a svago, diciamo, in cui vai a fare pallavolo senza la tecnica corretta, quindi andando a creare adattamenti di qualsiasi tipo pur di tenere su quella palla o di mandare di là quella palla o di giocare. Secondo te è una cosa utile farla oppure gli adattamenti comunque li crei nel globale se vai a fare una seduta di allenamento in cui dai, come abbiamo detto prima, riscaldamento generale, riscaldamento tecnico con e senza palla, e poi ti butti già a lavorare sulla tecnica già nella fase gioco, quindi gli adattamenti poi li vai a creare lì, diciamo. Allora, Giorgio, io Cosa ne pensi? sono onestamente completamente di quello. Eh? Sì, la mia Come? domanda era appunto cosa ne pensi di questa filosofia di pensiero di Venko, ecco. Sì. Allora, io faccio una premessa. Credo che la cosa più importante da parte di ogni atleta sia limitare limitazione di un campione che hai in testa, e cioè, che ne so, per un posto 4 imitare quello che fa la Piccinini, per un centrale imitare quello di Fast, quello che faceva la Gioli, per un palleggiatore quello che faceva la Lobianco, oppure che faceva la Chedilova, oppure quello che fa non lo so, il Pro Libero, la Cardullo. Credo che l'arte nel pallavolista sia cercare di guardare e copiare il più possibile. E quindi anche per un atleta giovane stare in un contesto di atlete più evolute si impara soltanto guardando. E quindi magari delle volte concedere nell'ambito di un allenamento un colpo particolare che magari una persona ha visto fare da un campione, secondo me è un aspetto positivo. Ma fare antitecnica, secondo me, è un'assoluta perdita di tempo per quello che penso io. Ognuno ha il suo modo di allenare, ma antitecnica è un'altra cosa. Preferisco fare invece completamente un'altra cosa, cioè preferisco giocare a basket, preferisco giocare a calcetto oppure a pallamano, dove magari sfrutti altre capacità coordinative piuttosto che fare uno sport che si avvicina a quello della pallavolo, che è completamente diverso. Quindi credo che nel momento in cui inizia l'allenamento, credo che l'allenatore debba sempre controllare quale sia la tecnica giusta per affrontare un esercizio e poi concedere un'imitazione perché magari ha visto farla. Ma è come se un insegnante di matematica o di italiano dici si legge da sinistra verso destra e poi trovi uno che legge dal basso verso l'alto e dici ma che come leggi? Ecco. Quello è il cinese, non è l'italiano, ecco. Chiarissimo, chiarissimo. Ok. Quindi Solo mi trova per completamente in curiosità. disaccordo. Ok. Sì, a me mi trovo in disaccordo, però è un mio pensiero. Cioè, vedere magari un palleggiatore che palleggia così perché prova, un attaccante che fa un'altra cosa, non mi piace, insomma, ecco. Le capacità coordinative diverse le utilizzo magari facendo una contaminazione, facendo un'altra cosa. Ok. Grazie ragazzi per la vostra attenzione, spero di aver stuzzicato comunque la vostra curiosità perché è quello l'obiettivo. Grazie ancora.